Anche se è piccolo, il tuo sogno conta. Non c'è bisogno che i sogni siano grandi perché il loro impatto sia importante. Dai un'occhiata a questi esempi riportati in un libro di Dutch Sheets. Qualcuno si era stufato di trovare il giornale sempre in disordine ed inventò la graffetta e si assicurò che fosse abbastanza piccola da essere facile da perdere, così che avremmo dovuto comprarne milioni. Il fastidio causato dal cibo che rimaneva tra i denti portò all'invenzione dello stuzzicadenti. Quello che sarebbe poi diventato uno scrittore si stancò di scrivere a terra e inventò la matita. Un ragazzo con i piedi doloranti dal lungo camminare scalzo sognò dei sandali e li realizzò. La Bibbia ci parla di partenza in sordina. Ecco cosa afferma. Chi ha potuto disprezzare il giorno delle piccole cose? Ma quei sette si rallegrarono a vedere il filo a piombo di Zorobabel. Questi sette sono gli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra. Zaccaria 4:10. I piccoli inizi sembrano insignificanti, eppure mentre si sviluppano, quei piccoli piani possono diventare grandi benedizioni. Talvolta pensiamo che se il nostro sogno non è abbastanza grande, allora non conta, ma questo non è vero. Quando mia moglie e io abbiamo cominciato Top Chrétien a casa nostra e poi nel nostro garage, che era diventato il nostro ufficio, di certo il ministero non era quello che è oggi. Tutto è cominciato con un semplice sogno: incoraggiare le persone che usano i media a condividere Cristo attraverso l'uso della tecnologia. Credo che Dio abbia ispirato in noi questo sogno e abbia permesso che questo lavoro crescesse esclusivamente per la sua gloria. La cosa importante non è quella di cominciare in grande, ma di cominciare. Vai avanti un passo alla volta, un sogno dopo l'altro. Quello che conta non è tanto la misura del tuo sogno, ma la capacità di colui che ti aiuta a raggiungerlo, l'Onnipotente. So che Dio può tutto e che elargisce la sua sovrabbondante saggezza e il suo buon consiglio. È per questo che scelgo di mettere i miei sogni nelle sue mani. E tu? Cosa farai? Grazie di esistere. Eric Sellerier.